K라면이 전 세계를 집어삼키고 있습니다. 농심의 신라면을 필두로 삼양식품의 불닭볶음면, 팔도의 도시락이 성장세를 견인하면서 역사 처음으로 10억 달러 수출액을 기록했습니다. 이러한 K라면의 광풍은 파스타의 본 고장인 이탈리아에서도 예외가 아닌데요. 최근 이탈리아의 면 소비량 중 라면의 비중이 스파게티를 추월할 정도로 높아졌다고 합니다. 이탈리아인들은 파스타는 이제 질렸다며 새로운 면을 찾고 있던 중 한국의 라면이 눈에 들어왔다고 이야기합니다. 매콤하고 국물까지 있는 라면에 푹 빠진 이탈리아인들이 점점 늘어나자 이탈리아 공영방송 RAI에서는 한국의 라면에 대한 특집 다큐멘터리를 방영했습니다. 이태리의 하소연, 라면을 도저히 못 끊겠다. 한국산 라면, 이탈리아 RAI 방송 특집 다큐 파스타 대신 라면에 밥 말아 먹죠. 해당 영상의 일부를 살펴보겠습니다. 리타리아 Un paese amante del cotone, e c'è un lato che noi in Italia ci siamo recentemente innamorati di qualcosa come l'orgoglio. È il ramen coreano, e Kappa Ramen stava scavando in tutto il mondo e alla fine lo stava portando fino in Italia. Con il titolo di ILO migliore esportatore, le compagnie coreane di ramen Nongshim, Aochu e Samyang stanno pagando tutti in successione. Si dice che se la quantità di esportazioni salisse all'infinito, e gli ingranaggi pagherebbero più del doppio dello stipendio base in nome della loro prestazione, a un livello che incoraggiasse i lavoratori a lavorare. Secondo l'industria di Samsibil giorni coinvolta, il centro agricolo della Corea del Sud ha pagato fino al 120% del suo stipendio base ai dipendenti prima della fine dell'anno. Si trattava di un aumento di punti del 60% rispetto all'anno precedente, che fissava il 60% dello stipendio base, e applicava lo stesso indipendentemente dalla divisione o dal grado. Compreso il ramen, che ha raggiunto vendite nei mercati nazionali ed esteri anche quando il contesto di gestione non è stato registrato, come l'aumento dei prezzi delle materie prime. Kitank è un riflesso delle buone prestazioni di vendita dei prodotti popolari. Come rappresentante, se sei un prodotto di punta, Shin, il tuo fatturato nazionale ed estero lo scorso anno è cresciuto del 60% su base annua, rappresentando circa la metà di tutta la crescita delle vendite all'estero. Se sei nuovo, ha ampliato la sua fornitura attraverso lo US Second Plant, che ha iniziato le operazioni nel maggio Ichonisibi, e comprendeva Costco e Walmart. Si dice che sia un effetto di una crescita significativa delle vendite come fulcro di un grande distributore degli Stati Uniti. Anche le nuove vendite delle persone giuridiche giapponesi e australiane e vietnamite sono aumentate rispettivamente del Sibgupeosenteu e dell'Isibayugpeosenteu e dello Sibpalpeosenteu su base annua. Oltre a ciò, la società di ramen Aochu ha anche completato un pagamento pay per performance ai dipendenti prima della fine dell'anno. Si prevede che il consenso alle vendite per l'ultimo anno delle locuste aumenterà di Samjomo Seyug, 7 miliardi di won, in aumento dell'11, Sasibpeosenteu su base annua e il reddito operativo aumenterà del Samchonsabaegcilsibilpeosenteu a Ichonobaegil miliardi di won. Inoltre, Samyang Food ha anche completato il suo deposito pay per performance dello scorso anno ai dipendenti oggi. Le vendite connesse sono aumentate del Samsibilpeosenteu su base annua, rispetto a Ilmanchongubaegisibgu miliardi dello scorso anno, quando Samyang Foods è stata provvisoriamente conteggiata in giornata. L'utile operativo è salito del Yugsibipeosenteu a Chonsabegyagsibpal miliardi di won. Per la prima volta, con un trilione di vendite e un utile operativo di oltre baeg miliardi di won, questo è stato il più grande track record dal suo inizio. In effetti, il pollo arrosto venduto nel cibo era molto popolare anche in Italia. Si diceva che le sole entrate avessero generato i baeg miliardi di vendite all'estero vinte nel terzo trimestre. Le esportazioni di ramen della Corea del Sud sono aumentate degli baeg sasibsapeosenteu su base annua a guchonobaegisibsa milioni, battendo il record, secondo la Korea Agriculture, Fisheries and Food Distribution Corporation. Penso che sia solo la Corea del Sud, se il mercato globale sta registrando solo un aumento in successione in situazioni difficili. In effetti, il corso turistico essenziale per le persone che hanno vissuto un viaggio in Corea si chiama Kwon Destor. Si dice che la Corea del Sud abbia tenuto il passo con le raffiche di ramen Kappa e il mese scorso abbia aperto Library, un negozio specializzato ramen nel quartiere Onjikde del distretto di Mapo, a Seul. Vende i baegosibo tipi di ramen,
di cui circa baeg tipi se si tratta di una borsa popolare in patria o all'estero, e circa baeg isib se si tratta di una tazza, rispetto a un negozio tipico che mostra circa samsib specie se basato solo su bustine. Puoi vedere quanti ramen diversi vende la tua immaginazione Q onde. Secondo Q, il negozio onde vende in media quasi o baeg spaghetti di ramen al giorno. Più di 10 volte superiore alle normali vendite dei negozi Q. Mediamente su base giornaliera, sono anche baeg isib i clienti che utilizzano macchine per la cottura istantanea, di cui la quota di vendite estere è del Yubsibi. Viene analizzato dagli stranieri che hanno incontrato il ramen attraverso il K-drama e altri come se avessero trovato grandi negozi. I funzionari della Q subcoreana dicono che ci sono molti clienti che assaggiano il ramen in negozio e poi acquistano ulteriori come memoriale. Il numero medio di acquisti a persona per clienti stranieri detto Samjomsa o So. Q ha inoltre apposto una guida che descriveva il prezzo, la fase di gusto piccante del prodotto in 3 lingue al fine di aumentare la convenienza dei clienti stranieri. Con l'aumento del numero di stranieri che fanno sul serio con il ramen, la popolarità del ramen K nella nostra Italia è quasi altrettanto grande. In questi giorni, sono venuto a preferire non mangiare riso su stracci coreani piuttosto che pasta. Se stai cercando il ramen coreano, non la pasta, nell'Italia amante del cotone. Un po' di orgoglio è ferito, ma allo stesso tempo mostra quanto sia grande il gusto del ramen coreano. A Dallas, USA, se è K, è il concetto, allora l'Italia ha anche versato reazioni calde per aprire library. La biblioteca è stata aperta quando i consumatori potevano cucinare e mangiare ramen che era appetibile. Si dice che se sei una divinità non Shim, puoi incontrare Samsibchir specie di ramen K come procione, tagliatelle Nistang, tagliatelle fritte di riso in Triam o tagliatelle Samyang. Non solo, ma dico anche che ci sono isib tipi di condimenti disponibili, tra cui uova, cipolle verdi, formaggio e gnocchi. I clienti possono cucinare e mangiare ramen in qualsiasi momento utilizzando il fornello ramen istantaneo installato nel negozio. Il K-Pop esce dal negozio e vende anche menu laterali come tonno meio jimbap, patatine tacite e kimchi. Per i locali che non hanno familiarità con il sapore piccante, la fase del sapore piccante è spiegata come un agnello sterile dai Lao. Il negozio è così reattivo che anche se visiti durante l'ora di pranzo, ci sono più di samsib minuti di acqua. Google Earth ha avuto più di kilsib recensioni in poco più di un mese dalla sua apertura. I clienti che trovano qui sono carini in store, che è ottimo per scattare foto per Instagram. Puoi assaggiare vari tipi di ramen, è buono, sembra essere un normale presto, ed è l'atmosfera che accoglie K se sei un negozio. I giovani italiani chiedono tutti che il negozio apra in Italia con una sola voce. Oso guardare avanti per vedere questa biblioteca in Italia nel prossimo futuro. 해외 각국의 반응 살펴보도록 하겠습니다. 한국의 라면은 대단해. 사실 전시 상황에서도 간편하게 조리할 수 있고 내용물이 변질되는 특성도 없기 때문에 모두가 더 사랑하는 음식이지. 라면은 정말 대단해. 러시아와 우크라이나 간 전쟁 이후 잠정 중단 또는 철수하는 다른 해외 기업과는 다르게 오히려 상승세를 맞이하면서 도움이 되는 곳이 바로 한국의 도시락 라면이야. K라면은 곧 평화의 상징인 거지. 혹시 신라면 먹어봤어? 안 먹어봤다면 인생에서 꼭 먹어봐야 할 탑10 중 하나를 놓친 거라고 할 수 있지. 그 탑10엔 불닭볶음면도 포함이야. 두 가지는 숨이 붙어있는 날에 꼭 먹어봐야 하는 훌륭한 음식이야. 가장 중요한 건 면도 밥도 필요해. 라면을 먹은 후 밥을 추가하면 또 다른 감격을 경험할 수 있거든. 사랑스러운 나라 한국. 한국은 알면 알수록 헤어나올 길이 없는 사랑스럽고 매력적인 나라야. 라면의 종류가 얼마나 많은지, 그리고 많은 종류들의 라면들은 또 제각각 다 얼마나 맛있는지 몰라. 한국은 사랑받을 수밖에 없어. 자주 여행을 간다고 하면서 다니면서도 매일이 부족하고 아쉬운, 그리고 또 가고 싶은 나라가 바로 한국이야. 세상을 보는 눈, 일단 냄비에 물부터 올려봅니다. 구독과 좋아요는 라면과 같은 기쁜 소식을 여러분들께 전하는 데에 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.